bando regionale per soggetti svantaggiati che si chiama Spazio Lavoro Futuro. La notizia è che c'è stata una proroga all'8 luglio, quindi c'è ancora tempo per partecipare. Assolutamente, c'è tempo per partecipare e per avere questa opportunità da parte di vari soggetti, che possono essere tutti coloro che sono al momento fuori dal mondo del lavoro e che con questo progetto potrebbero accedere ad una formazione retribuita, ad un tirocinio retribuito, che potrebbe dare poi la possibilità a loro di potersi sperimentare in uno startup di impresa. Abbiamo prorogato il bando nuovamente all'8 luglio, quindi c'è ancora tempo fino all'8 luglio per poter presentare domanda negli sportelli aperti in quasi tutta la provincia. Quindi ecco, dove si presenta? Dove si può presentare la domanda? Si può presentare presso la comunità montana Gran Sasso, presso l'Unione dei Comuni della Laga, l'Unione dei Comuni Val di Brata e l'Unione dei Comuni Terre del Sole a Giulianova. C'è del personale addetto che può supportare tutti coloro che in questa fase possono e vogliono presentare questa domanda. Ma che rivolto? Quindi soggetti svantaggiati, di che fascia d'età? Diamo qualche elucidazione. Ci sono delle priorità, ad esempio per coloro che hanno un ISEE al di sotto degli 8.000 euro e per coloro che hanno un'età superiore ai 45 anni, ma tutti coloro che sono nella condizione di uno svantaggio dovuto ad una disabilità, dovuto ad una disoccupazione di lunga durata o ad altre tipologie che rientrano nel mondo dei servizi sociali, possono accedere a questo bando che abbiamo strutturato come ATS, come associazione temporanea di scopo, e che la Regione ha approvato solamente in 4 ambiti territoriali della Regione. C'è anche un sito internet di riferimento dove prendere informazioni? Spaziolavorofuturo.it è il sito dove si possono trovare tutte le informazioni, la modulistica, ma anche sui siti istituzionali degli enti che ho citato prima è possibile trovare tutta la modulistica, l'avviso e la domanda di partecipazione.